E benvenuti dunque, chiudiamo questo girone di European Club Championship, Coppa d'Elite d'Europa. Andiamo ovviamente a far turnover, visto che ci aspetterà un secondo turno, molto probabilmente difficile. Allora mettiamo Buffon in porta, Pjanic è qua, lo mettiamo qua, mettiamo Chiellini e Rugani, vabbè, mettiamo tanto. Poi, io metterei Berluato, così, a sfregio, e Danilo ovviamente. Poi, Ramsey, Pjanic c'è, e come terzo, vediamo chi è che possiamo mettere. Io metterei Peters o Muratore. Muratore, dai, Muratore. Anzi, Portanova, che secondo me ha un futuro molto importante. In attacco Gonzalo Higuain, Douglas Costa, anzi quelli qua, e mettiamo Olivieri a questo punto. Dai, tanto mettiamolo Olivieri, dai, ci sta. Ecco dunque la formazione con cui affronteremo il Tottenham nel loro stadio, quindi uno stadio veramente difficile, al Tottenham Stadium. Dunque, solo per i 18 punti, perché in realtà non c'è più niente da giocarsi in questa partita, ma sempre piacere giocare in stadi meravigliosi come questo e con avversari così forti. Ovviamente pronti a fare i cambi, se la partita si diventa divertente possiamo portarla a casa. Tanto ecco qua Tottenham Stadium, Tottenham VB Juventus. Ed ecco che inizia la partita. Ricordiamo, partita che conta veramente poco in questo momento. Conterà soprattutto per il discorso morale delle riserve, praticamente, visto che il turno è passato, gli avversari sono, tutte e due le squadre sono passate. Il primo posto per il Tottenham è impossibile. Insomma, direi che è veramente una partita solo per quello, è per il morale, ecco, quindi Tottenham prova, Buffon subito, bravo Buffon, sempre subito in uscita. Ramsey, bell'anticipo di Sanchez, Ramsey aveva messo un bel pallone per Douglas Costa. Lloris. Chiellini anticipato. Pjanic mette il piede, ma la palla finisce a Aurier. Aurier, bravissimo Danilo. Sbaglia poi il passaggio. 20 minuti, partita abbastanza noiosa. Finora 0 spunti, anche veramente ritmi blandi. Qua prova a uscire bene la Juve con Olivieri, che vede Gonzalo Higuain, che prova a far sentire tutta la sua prepotenza fisica. Higuain difende palla. Portanova, palla dietro, Ramsey a liberare il tiro, Aaron! Ramsey, la Juve in vantaggio a Londra, premiazione della partita, che gol! Ed è un gol meraviglioso quello di Ramsey. Azione tutta nata da una ripartenza, palla poi per Higuain che la difende bene, gliela dà a Portanova che appoggia Ramsey, Ramsey stop e bomba! Gran gol, raggelato lo stadio di Londra, la Juve avanti, vuole 18 punti. Gol pesante moralmente, ma per far capire che la Juve ha delle seconde linee veramente di qualità allucinante. Almeno qui, poi nella realtà. Rugani con un fallo. Fallo su Son. Anderwild, palla tesa! Rugani stava combinando un altro mezzo pastrocchio. Allora palla per Olivieri. Olivieri mette il pallone per Douglas Costa. Douglas Costa vuole partire. Douglas Costa deve far vedere tutta la sua velocità. È un treno Douglas Costa. È un treno Douglas Costa. Una saetta. Forse qua è fallo? No. Tutto regolare per l'arbitro. Ma non mi sembrava che la palla si fosse spostata, ma Ndombele. Lucas Moura.
fallo. Fallo, fallo. Allora Ndombele. Sissoko prova il pallone ancora per Ndombele. La palla stoppata. Attenzione perché è interessante. Tutto regolare il pallone di Chiellini. Poi ancora il pallone rimane lì. Pazzesca questa occasione. Adesso ancora Berruatto. Poi palla ancora in area e arriva Portanova che poi sbaglia tutto, ma finisce primo tempo. Nel finale è venuto fuori il Tottenham, ma non è riuscito a tirare in porta. Vedete, alla fine effettivamente partita veramente noiosissima, con l'unico tiro in porta, quello di Ramsey, che ha portato al gol dell'1-0. Higuaín, è stato il secondo tempo, vediamo se avremo qualcosa di più brillante. Portanova sbaglia anche lo stop, poi recupera un buon pallone Manolo Portanova, che comunque ha fatto l'assist. Manolo Portanova poi sbaglia completamente il passaggio indietro. Rugani, bello questo scambio. Ramsey vede l'inserimento di Olivieri. Cosa si è mangiato c'è Pjanic, meraviglioso. Olivieri da censurare, guardate, Pjanic fantastico qua. Oh, cosa ha sbagliato Olivieri, ragazzi. Vertonghen, non bene. Kane, fallo di Rugani, sempre falli, mannaggia. Son forse si aspetta, perché hanno i piedi quelli del Tottenham per mettere in difficoltà la difesa della Juve da lì, eh. Anderwild, cross, alla fine Ramsey che rinvia. Palla per Douglas Costa, che è uscita del difensore qua. Se avesse sbagliato, Douglas Costa andava in porta, però perfetto l'intervento. Poi palla a cercare Gonzalo Higuaín, attenzione a Pipita. Il Pipita! Poi Douglas Costa qua fa una follia perché la tira addosso Higuaín, che era in fuorigioco. Sessantadue minuti, Tottenham 0, Juventus 1 al Tottenham Stadium di Londra. Chiellini. Poi sbaglia ancora Higuaín. Kane, c'è una deviazione, il pallone finisce a Dyer. Dyer, gran giocata di Dyer, che fa una buona finta. Poi Berruatto tranquillo e la mette a Portanova, che può ripartire. Adesso la allunga verso Olivieri, che ha tanto spazio. Olivieri prova a portare sul pallone. Olivieri poi vede partire Portanova. Portanova sbaglia ancora il pallone e la palla è recuperata ancora dal Tottenham. Poi però arriva Douglas Costa, decide di tirare anche in porta. Gran parata di Lloris. Juve va a fiammate, spesso quelle di Douglas Costa. Tanto è uscito, rientrato Davis. Pjanic prova il cross e non è male. Cosa ha sbagliato Higuaín, che ha cercato una cosa folle anche lui, cercando una rovesciata. Attenzione che qua il Tottenham rischia dal pressing della Juve, ma esce molto bene Son. Berruatto chiude bene, ma la palla finisce a Kane, che può giocarla. Davis. Song. Son, palla per Kane. Chiellini, ragazzi, Chiellini, capitano assolutamente. Poi Portanova per Olivieri. Olivieri per Higuaín, una grande giocata questa della Juve. Higuaín, palo, palo, palo clamoroso. Sfortunatissima la Juve qui. Palo clamoroso di Higuaín, stava trovando un grandissimo gol la Juve, azione bellissima. Tra l'altro creata da Yander 23, Portanova e Olivieri. Berruatto, che ha fatto veramente una partita molto equilibrata, molto ordinata. Adesso va ad andare a crossare. Il cross non è neanche così male. Palla che uscirà e finisce qui. La Juve vince anche col Tottenham, 18 punti. Questa è una partita che pesa, perché dà morale anche a chi gioca meno. Il gol di Ramsey decide la sfida. Partita che la Juve nel secondo tempo fa sua, dopo un primo tempo dove ha trovato uno striminzito 1-0 su un tempo veramente noioso. Andiamo a memoria intanto con i risultati. Il Napoli batte il Liverpool, il Madrid Chamartin batte il Manchester, quindi il Manchester B dovrebbe essere eliminato.
Inter batte il PSG, Bayern Monaco batte il Barcellona, quindi potrebbero essere eliminate PSG e Barcellona, sarebbe clamoroso, e passano Inter e Bayern Monaco. Comunque adesso andiamo a vedere. Allora, girone A. Krasnodar passa anche il Bruges, Galatasaray beffato per differenza reti, fa malissimo, ma è così. Passa il Madrid, Rosas, RB, va fuori il Porto, passa l'Olimpia, costa 9 punti. Shakhtar Donetsk primo 12 punti, Atalanta secondo con 9, c'è la solo da decidere chi primo e chi secondo. La Juve passa 18 punti, eliminata l'Ajax e l'Olympique Lyon, l'Ajax comunque terzo a 6 punti, Tottenham chiude a 9. Come detto prima, è eliminato il Liverpool Air perché passano Madrid Chamartin a 11 punti e Manchester B a 10 per differenza reti, eliminato clamorosamente il Liverpool Air, oltre già il Napoli che fa primi 3 punti e sono pesantissimi. E invece mi ero ricordato male perché passano Bayern Monaco e Barcellona, eliminate l'Inter e il Paris Saint Germain, quindi Bayern Monaco e Barcellona passano il turno. Zenit primo, Dinamo Kiev seconda, fuori dunque Lokomotiv Mosca e Benfica per il gruppo G. Per l'ultimo gruppo, il gruppo H, passano Lille e il Bayer Leverkusen, eliminati Valencia Vienna e a sorpresa il Chelsea B. E dunque questa è la situazione, ci vediamo per gli ottavi di finale ovviamente, fino alla fine, forza Juventus, ciao a tutti.